Insegnanti a scuola di Europa. Partono da Torino 8 lezioni, una per capoluogo di provincia in tutto il Piemonte, da dicembre fino al marzo 2020. Un progetto della rete piemontese dei centri Europe Direct, fortemente voluto dallo sportello di Città Metropolitana di Torino in collaborazione con i centri di Vercelli e di Cuneo. E ci siamo resi conto che comunque nelle scuole è difficile, non viene ancora spiegata l'Europa. Sia per gli studenti ma anche per gli insegnanti, quindi riteniamo che questo progetto regionale che è stato coordinato da Alba Garavet di Europe Direct Torino insieme all'Università degli Studi di Torino e il MIUR sia importantissimo proprio per iniziare a sensibilizzare partendo dagli insegnanti e formare prima di tutto loro sulla cittadinanza europea. Europe Direct Vercelli è dal 2013 che è attivo sul territorio, abbiamo fatto tantissimi progetti con le scuole e ci siamo resi conto che mancava proprio questa parte. E man mano che andiamo avanti abbiamo sempre più adesioni, proprio perché per primi gli insegnanti vogliono che ci siano questi interventi, quindi speriamo che ancora di più questo progetto possa sensibilizzarli maggiormente. Ecco. A Cuneo crediamo moltissimo in questo progetto e nella nostra interlocuzione con gli insegnanti abbiamo anche ricevuto notevoli feedback, insomma entusiasmo per questo progetto che stiamo avviando e quindi siamo contenti di essere stati coinvolti. Il ruolo degli Europe Direct ci pare fondamentale in un momento di cambiamento come questo della scuola e dell'insegnamento nella scuola, siamo contenti di poterne fare parte e speriamo di riuscire a portare l'Europa anche nella scuola e tra i ragazzi e gli insegnanti. Ciascuno degli incontri di formazione prevede una parte teorica e una di strumenti per l'insegnamento. Le materie? Unione Europea, educazione alla cittadinanza europea. Unione Europea di ieri e di oggi, dalla storia all'attualità, dalle sfide alle politiche, dai valori ai diritti. Strumenti per approfondire, per riflettere, per insegnare, per partecipare e per crescere come cittadini europei. Questi incontri di formazione che hanno la via oggi hanno proprio lo scopo di fornire agli insegnanti un ventaglio di strumenti e di supporti per poter portare l'Europa a scuola, già cominciando, come ripeto, con i bambini più piccoli, per esempio attraverso i progetti twinning a distanza. Il progetto L'Europa a scuola è stato illustrato a Palazzo Cisterna dal vice sindaco di Città Metropolitana Marco Marocco, da Massimo Gaudina, della Commissione Europea Rappresentanza in Italia a Milano, e da Francesco Costamagna, dell'Università degli Studi di Torino.